Ciao a tutti, io sono Ilaria e bentornati in questo nuovissimo video. Nuovo abbigliamento in pigiama con la copertina perché oggi è un nuovo giorno, quindi nuove puntate. È Capodanno, almeno mentre sto registrando questo video, quindi auguri di nuovo, buon anno, tutto quello che volete. Però adesso dobbiamo reagire alla 6x14 di Vikings, quindi alla quarta puntata della 6B, che non solo conclude la sesta stagione, ma anche Vikings in generale. Ci saranno degli spoiler perché andremo a vedere appunto una nuova puntata della nuova stagione, quindi ci saranno degli spoiler. Se non ancora siete arrivati alla 6x14, non guardate questo video. Ora possiamo partire con la puntata. Che qui è il momento in cui si rende conto che Igor è scappato con Ivar e Vizark. Preoccupato Igor comunque, amore di vignette. Io oggi offro me stesso a voi. Ma è necessario farsi frustrare, non lo so, sai. Dai, scappate finché siete in tempo. Scappare.
verso la filiera. Vieni a vedere. Che cos'è? La vedi? La terra. Deve essere qui. Deve essere la terra del nuovo. Guardate! Terra! Che stai facendo? Ma non devi andare. Gunnigan, so che il popolo ti avrebbe letta. Saresti stata una grande regina. Però? Ah, c'è Harald, è vero. Perdonami, ti capo. Mai dimenticare il nostro passato. Mai. Viviamo tutti nel passato. Finché alcuni facciano fatica a capirlo. Tu e io e Bjorn, fatti l'uno per l'altro. Abbiamo danzato insieme. Ci siamo odiati e ci siamo amati. Ricordo ogni volta che ti ho vista e ricordo ogni volta che sono stato al fianco di Bjorn. Le nostre saghe sono le stesse. Bjorn è morto. E anch'io. Ma per qualche motivo sono tornato a vivere. Bjorn non potrai più averlo mai più, almeno come corpo caldo nel tuo letto. Ma puoi avere me. E puoi essere regina di Kattegat. Sposare te. Beh, che ci rimane? Lo chiedo in umiltà e non mi aspetto una risposta immediata. Ma così si fanno le proposte di matrimonio? Ai tempi vostri. Bah. Va bene. Però è stato gentile, dai. Bene. Ho perso il figlio di Bjorn. Ah, pure lei è incinta. What the fuck? È tutta incinta di Bjorn adesso. Lo so. Come lo sai? Ma puoi avere ancora. Puoi sposare me, puoi avere un figlio da il me. Il passato non è mai finito. Va bene tutto, però. Calmi. C'è Bjorn appena morto. Mio Dio. Va bene che è morto un re di Kattegat, se ne fa un altro. Però, insomma, un po' di tregua. Sta poverina. Io comunque faccio il tifo sempre per Uwe. Se dovesse salire al trono di Kattegat un figlio di Ragnar, anche se lui ha detto che non vuole avere, no, dico sì, non vuole essere re, oppure Harald, appunto, uno dei due.
Nectar è questa desolata. La tua terra dell'oro, Terra. Avranno sbagliato, non è possibile. Oppure veramente quella. Tutto, ho capito. Esprimerti la gioia che mi dà il tuo arrivo. Sei tra amici nel luogo a cui appartieni. Non sapevo come avresti fatto a fuggire da Kiev. Eppure era fatto. Ma sentivo che ci saresti riuscito. Domani pianificheremo l'attacco a Kiev. La sfida è grande, ma dobbiamo agire. Nel frattempo, ci prepariamo. Vieni. Festeggiamo! Ti è piaciuto pochissimo, ti sei innamorato. Ti amo. Ecco qua. Splendida e squilibrata consorte. Amore mio. Cioè, questo non si è accorto che il nipote è scappato. Dopotutto sembra che tu non sia stata la sola a tradirmi. Ah, quindi non si è accorto. È diventata un'abitudine tra le mie mogli. Ah, no. Perché il nostro signore mi ha abbandonato facendo di me un buffo e uno stupido carnuto. Ne pagheranno il prezzo. Sei stata fortunata, ti ho risparmiato la sofferenza, ma non la risparmierò. Vabbè, è morta. Non buttare comunque i morti. Va bene tutto, però. Ormai è morta. Porta un po' di rispetto, no, per i morti. Non fa incendia tutto, complimenti. Vabbè. Che ci devo dire? Sta embriaco morto, a quanto pare. Due di tre. Calmino, sorella. Anzi, frate, scusami. Ci hai descritto.
foreste e vallate, le sabbie dorate, il canto degli uccelli nell'aria dolce. Forse non ha mai visto queste cose, forse se le ha solo sognate. Hai mentito! Perché non concedete a Hauteur di parlare? Ma quanto posso dire? Questa non è la terra che ho scorto tanti anni fa. Come sapete dove siamo? Non vi ho mentito. Ho visto ciò che ho visto. Che motivo avrei avuto di mentirvi? Io non accuso te. Va bene, questa non è la terra dell'oro che abbiamo sognato, ma è una terra, e probabilmente una terra libera. Siamo contadini, conosciamo il valore della terra, specie se non dobbiamo pagarla. Dovremmo reclamare questa terra e stabilirvi una colonia, poiché a me sembra che gli dèi abbiano un progetto. Concordo con Kjetil, non sappiamo ancora nulla di questa terra. Dovremmo mandare un gruppo di esplorazione a scoprire qualcosa di questo luogo nuovo, degli altri abitanti e delle fonti di cibo. Sì, altrimenti moriremo tutti quanti. Te lo mangi? Certo che muori. Tanto chi si dispera perché ha perso la figlia. Ci credo che sia così come. Stai pensando ad Asa? È colpa mia. Non è stata colpa tua. L'ha voluto il fatto e questo è tutto. Mi si stringe il cuore comunque a sentirsi così. Non parleremo mai più in casa. Perché vivi qui, in verità? Non sono a mio agio nella dimora con Gunnhild. Non mi sembra giusto. Però volevi essere regina. Oh, ma ci provo, prego chi sia. Il cibo è pronto. Ti prego, siedi. Risposto alla mia domanda. Vuoi della birra? Perché volevi essere regina? Perché aspetto il figlio di Bjorn. Ma non è il figlio di Bjorn.
Ah, quindi. È figlio nostro. Ah, ecco, sì. Quello che stavo per dire. E cos'è questo? Sei una strega. Ma che temporale? Allora questo o è un filtro d'amore o è veleno. Dai, continua. Versalo pure. Versalo tutto. Fa come ti dico. Mi fa bene. Ah, fa bere a lei. Ma che ca... Buono. No, raga, se muore Harald, spengo tutto e me ne vado. Tra l'altro penso che lo spoiler che mi ero fatta all'inizio sia vero. Ho avuto una certezza, cioè non una certezza al 100%, però. Signori? Ho avuto un po' di più di conferma, insomma. Mi manca da dire. Vi ho convocati tutti in consiglio, perché come avete sentito, il mio pupillo, principe Igor, è stato rapito da Ivar Senz'ossa e suo fratello Witzer. E anche mia moglie è scomparsa. Sono stato appena informato che Ivar ha unito le forze con mio fratello Vira a Novgorod. Non abbiamo altra scelta che prepararci al loro attacco. Respingeremo l'attacco di Vira e condurremo un contrattacco di effetto devastante. Vediamo se ce la fai. Io sono il profeta. Ma di che? Posso dirvi che la nostra vittoria è certa. Mio fratello Vira cadrà dalla loggia del suo palazzo, trafitto al petto da una freccia scoccata dal principe Igor, erede al trono e mio beneamato nipote. Chi ha colto la mia città è degno di essere chiamato abruzzese. Perché mi chiami ancora così? Perché è vero. So tutto di te. So chi e cosa sei realmente. E nessun altro lo sa. Sai quel che sai. Sono cambiato. Ma certo, come tutti. Tu che cosa vuoi? Vuoi restare qui? Amo restare defilato. Hai venduto schiavi illegalmente. Hai ucciso per futili questioni di proprietà, non sulla volta, ma due. E sei stato cacciato da due re. Sono cambiato. Ah, davvero? Dimmi che cosa vuoi. Mi chiedo se accetteresti di diventarlo tu. Cioè, prima ti incazzi e poi... Vabbè. Stai bene? Abbiamo viaggiato a lungo. È una terra molto...
Non abbiamo scorto segni di altri umani. Niente animali selvatici, niente alberi o minerali, se non nel mare. Che è anche pieno di detriti. Chissà da dove. Tuttavia, se le condizioni sono simili a quelle dell'Islanda, io credo che le nostre prospettive col tempo miglioreranno di sicuro. Dovremmo insediarci in questa terra vuota, sul serio. Beva qualcosa. Concordo. Perciò suggerisco che la prossima mossa sia di ripartire in modo equo e giusto la terra tra tutte le famiglie. Dovete andare in giro e decidere da soli dove volete edificare la vostra fattoria. Ma non si può coltivare. Certamente sarà molto dura. Ma noi siamo gente dura. Come chiameremo questa terra? Beh, non essendoci alberi, perché non la chiamiamo Green? Come attireremo nuovi coloni, se no? Io ti credo. Non è la terra che hai scorto. No. Grazie. Quando ti fanno domande, dubitano di te. E finisci per dubitare di te stesso. Credi ancora nella terra dell'oro? Non ho fame, no, non per il mio corpo, semmai per la mia anima già annerita dal fuoco. Ho fatto un sogno, ho sognato che Dio ritornava sulla terra. Non come uomo questa volta, ritornava sotto forma di balena. Cosa vuoi? Non sprecherò parole. Presto Harald sarà incoronato. Io non mi fido di lui. Lui non si fida di te. Quindi lo uccidiamo. E invece incoroniamo te. Che cosa ne dici? No. Sono in disaccordo. Non si uccide Harald. Dobbiamo farlo. Quando il tempo migliorerà faremo una scelta. Potremo tornare in Islanda o navigare ancora più a ovest per trovare la terra dell'oro di Oterra. Credi ancora che esista? Dici di ancora di Oterra? La verità toglie che devo trovarla. Altrimenti la mia vita sarebbe priva di significato. Preferirei morire nel cercarla piuttosto che tornare in Islanda sconfitto, dubitando di me stesso e degli dèi.
Fatela entrare. Che c'è? Ora? Prima dell'incoronazione? Sei sicura? Sì, mio signore. Conild è qui? Sì, mio signore, giuro. Questo è il posto. Conild ti attende. No, raga, ma... Veramente? Ecco qua. Si sta sentendo male. Che schifo, però, raga. Sembrava strano, e di fronte ad Aesir e Vanir, io incorono te re di Kattegat e di tutta la Norvegia. Che gli dèi ti amino e ti proteggano. Che bello. Ed è inoltre mia intenzione sposare la donna chiamata Ingrid. Anche lei sarà la mia regina. No, ma che cazzo. Vabbè. Bene, è ora che si festeggi. Uno più contento dell'altro. Che si sta contentissimo comunque di sposare Harald, soprattutto di condividerlo con Ingrid. Che c'è da dire? È da qualche giorno che avevo intenzione di parlarti, ma ogni volta che mi sento pronto mi assale il timore. Il timore? Sì. Che paura. Vedi, nessuno al mondo ha mai fatto per me ciò che hai fatto tu, Ivar. Io so tutto adesso. So chi sei? Che è il pupazzo di Oleg. So che Oleg ha abusato di me. Ma tu sei stato sempre mio amico. Non devi capire che ti ero amico perché avevo bisogno di te per poter fuggire da tuo zio. Capisco, ma nessuno si era mai preso cura di me come hai fatto tu. Credo che tu abbia scorto qualcosa di te stesso in me. Anch'io ero uno storpio. Ero tanto infermo da desiderare la morte. Tu mi hai salvato. Sei stato tutto per me. Ivar senza ossa. Ti voglio bene. Oh. E te ne vorrò sempre. Oh. Carino. Si sta emozionando, Ivar, per caso.
voglio solo la verità. Non mi curo di quanto possa far male, io sono unita. Sei assolutamente certa di portare il figlio di Bjorn? No. Non ne sono certa. Sai che Harald mi ha violentata. Non capisco. Come puoi immaginare di sposare Re Harald dopo ciò che ti ha fatto? Tu sai perfettamente perché. Considera la mia posizione. Non sono una shield maiden come te e la Gerda. Io non ho privilegi nel modo di migliorare la mia vita. A parte usare il segno e il sesso. Quei biasimari. Dei sono qui. Hanno dimenticato questi luoghi, situati tra un mondo e l'altro. Ho vagato lontano e appreso molto. Sono luoghi maledetti, senza conforto, senza neppure gli spettri. Gli dei sono ovunque. Io sono confusa invece. Se potete, ma dai ascolto a Tuono, colui che era vivo. Adesso è morto, noi che eravamo vivi, ora stiamo morendo. Ragnar, stai parlando di Ragnar? Sto parlando di tutti noi, stiamo morendo. E questo non è un luogo che abbiamo trovato per caso, inoltre questo non è neppure un luogo, questo è uno stato dell'anima. Non lo vedi, figlio di Ragnar? O sei cieco come tutti gli altri intorno a te? No, resta con me. Stai con me, ossaggio. Confortami. No. Ha deciso di no. Sesso al cinerino. Vengo a lodarti e a parlarti in quanto mio marito. Ma sei morto. Mi spingono a sposare il mio. Ti spingono, ma che traghi. Egoista, allora. Il tempo dei grandi eroi è finito. Abbiamo perso Ragnar. Perso la vita. E perso te. Forse l'età dell'oro dei vichinghi si è conclusa. Piccoli uomini hanno preso il tuo posto. Ora, Eric e altri. Qualunque cosa, io non mi comprometterò. Io non comprometterò te. Speriamo.
ma per te stessa, per il tuo potere. Dai, una gioia, per favore. Una gioia per Uber. Cos'è? Non passa per finire, tra l'altro, la puntata. Ma finisce sempre più bello, porca miseria. Guardate! Che cos'è? Uno squalo? Padre, guarda! Cos'è? Una balena? Serve l'intero animale. C'è cibo e combustibile per l'intera colonia. Dovrò discuterne con la mia famiglia. Ma che posso dire? Ma no, al momento, stando alle regole, la balena appartiene a me. Chiunque possa provare il contrario, allora lo faccia. Tu mi sorprendi, Chiatina. Ero convinto che fossimo una cosa sola. Ascolta, Ube, lo vedi così? Gli dai? Prendono le loro decisioni, gli dai decidono. C'è di certo un motivo se la balena è sulla mia proprietà. Si chiama sorte. No, non esiste. Come pensai? Adesso litigano di brutto, litigano di brutto. Allora, devo dire che sta migliorando, diciamo, dalla 6x11, tornata quell'ansia, che bello, anche se in realtà senza Ragnar non c'è niente, senza Gerda e neanche senza Bjorn, però diciamo che se la cavano bene anche senza di loro, io un po' meno, diciamo, però dovrò sicuramente superare la morte di Bjorn, perché io sono stata illusa che potesse continuare a vivere, invece no, però sì, dai, alla fine mi sta piacendo, pensavo di no, sia guardando la seconda che la terza puntata, però se continua così potrebbe piacermi molto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata e possiamo sempre aprire un dibattito su qualsiasi cosa vogliate, però vi chiedo di stare attenti magari agli spoiler, di segnalarlo, come faccio sempre io all'inizio, anche se ormai se qualcuno vede questo video comunque si spoilerà, però comunque noi avvisiamo sempre se stiamo facendo uno spoiler. E niente, iscriviti al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!